che ho in mente di fare uno scherzo super epico. Già, ho sentito ora la pediatra e non ci sono buone notizie. Che cavolate che riuscite a fare? Siete Stacchiamo. scusate, Anto, per favore, stacca! E macchiettini, sto parlando a bassa voce e mi sto guardando dietro le spalle perché ho in mente di fare uno scherzo super epico. Allora, mamma e papà mi cacceranno via di casa, già lo so, perché è, come ho detto già prima, è super epico. La mamma è in bagno e invece papà è giù di sotto che si sta aspirando la macchina. Sono un po' raffreddata, non ci fate caso. Allora, mio fratello è qua che sta giocando alla play e ovviamente mi serve un aiutante. Ok, buttiamo il rotolo di carta igienica. Mi sta venendo in mente una cosa. Diego, mi è venuta in mente un super scherzo folle. No, Diego, fermo, zitto. Devo dirti una cosa. Togli sta play. È importante. Ok, l'hai spenta. Perfetto. Sediamoci. Ma che meglio. Allora, ora faremo uno scherzo a mamma e papà, però non so bene quale. Idea, devo andare a consultare il nostro nuovo libro per capire se posso riutilizzare il rotolo della carta igienica. Vado. Ok. Sì, perché secondo me... non mi ricordo, ma qualcosa col rotolo della carta igienica nel nostro nuovo libro. Allora, una maschera? No. Un vulcano neanche. Fagioli nel cotone? Tantomeno. Sì, trovato! Come costruire un portapenne con la carta igienica? No, col rotolo della carta igienica. Sono un genio. Ah, macchiette, macchiettine, non potevamo fare libro migliore. Ebbene sì, ci sono un sacco di, come dire, avventure e di creazioni da poter fare in famiglia. Sì, oggi costruiremo un portapenne col rotolo della carta igienica. Vabbè, poi ci vogliono un sacco di cose. La colla e le forbici. Vabbè, un sacco di cose che... Vabbè, glielo vado a dire che sono emozionatissima. Chiara, Diego! Allora, Diego, dobbiamo pensare quale scherzo fare a mamma e papà. Quale possiamo fare? Chiara, Diego, dove siete? Acqua in bocca, shh. Siamo qua, mamma. Ok, allora, gentilmente potete venire di là perché ho bisogno di parlarvi un secondo, perché ho in mente di fare una challenge nel nostro nuovo libro. Vi aspetto di là. Ok. Stanno arrivando, io dovrò preparare tutto quanto perché ovviamente... Scusate, macchiette e macchiettine, vi volevo dire che quando create tutte queste, come dire, creazioni che ci sono all'interno del nostro libro, ovviamente potete sporcare e sporcando rischiate che mamma e papà magari vi sgridino, ma mamma Giulia ha pensato anche a questo, quindi vi consiglio che ogni volta voi dobbiate fare qualche creazione che c'è all'interno del nostro libro, mi raccomando, fatemi dare una tovaglia vecchia o della carta di giornale da poter utilizzare e non sporcare nulla, perché come ben sapete quando Chiara e Diego sporcano casa io mi arrabbio e quindi capisco che le vostre mamme o i vostri papà si possono arrabbiare, quindi mi raccomando non fateli arrabbiare. E Chiara, Diego, ci siete? Ecco, e non fate come loro che praticamente non ascoltano mai. E ci siete? Mamma, adesso arriviamo. Diego, ci è voluto un soffio che la mamma ci scopriva, cioè ti rendi conto? Sì. Questo video sarà super adrenalinico. Ti rendi conto? Cioè, Chiara, bassa voce. Va bene. No, Diego, mi è venuta un'idea. A bassa voce? Sì, mi è venuta un'idea. Quale? Diego, sono un genio, sono un genio.
A bassa voce. Sì, sono un genio. Praticamente. No. Ve lo dico dopo. Mi sa che con questo scherzo la mamma ci caccia. Subito. Fuori casa. Subito. Chiara, Diego, è l'ultima volta che vi chiamo. Marcovi. Perché stai facendo? Un video senza di noi? Vi ho appena chiamato. Registreremo un video. Bimbi, stiamo registrando un video, quindi... Ok. Macchite e macchettine, loro non lo sapevano ancora, ma sapete Ciao. Che nei nostri video è sempre super real. Ovviamente salutiamo anche il cameraman dietro. Ciao! Vabbè, comunque, allora, intanto io metterò la tovaglia perché oggi sapete cosa andremo a fare? Cosa? All'interno del nostro libro... Ho capito! Facciamo un portapenne... Con rotolo da carta... E igienica. Bravissima, quindi... E lo facciamo... come c'era nel libro. Bravissima. A bruco. Perciò ne fermo uno di più. Perché a bruco? Ma non dovevi dirlo. Ah. Ecco, vabbè, facciamo una cosa, macchette e macchettine. Ne facciamo solo mentre, uno noi. Sì, nel mentre andate a preordinare il nostro libro qua sotto nel link in descrizione. Lo potete ordinare su Amazon, averlo il 22 di ottobre con il regalo al nostro poster con dietro come si costruisce una maschera di Halloween. Vabbè, intanto una maschera di Halloween dove? Dove? Nel poster. Una maschera di Halloween. Una maschera di Halloween nel nostro poster. Diego, vieni in bagno con me che ti devo dire una cosa. Cioè stiamo preparando qua. Vabbè, niente, cameraman stacca perché se ne sono andati in bagno. Cioè, ma che senso ha? Vabbè, io intanto preparo. Allora, Diego. Allora, entra in bagno. Chiudo. Perfetto. Allora, ti rendi conto che la mamma sta facendo un video e noi ne stiamo facendo un altro? Come fate a saperlo? Non lo so. Allora, posizioniamo la telecamera. Scusiamo che non cade. Esatto. Ok, perfetta. Non la tocchiamo. Allora, la mamma mi ha fatto venire un'altra mega idea. Ok? Ok. Esattamente. Per fare questo portapenne, okay, ci serve la colla, le forbici, i fogli. Non giocare con le forbici perché ti fai male. Sì, anche voi, macchette e macchettine. Mi raccomando, usate le forbici solo con un adulto, ok? Sì. Perché è molto pericoloso. Abbassa voce. Comunque, la prima cosa che ho nominato cos'era? La colla. Esatto, la colla serve per appiccicare i fogli, ma soprattutto le nostre mani. Le nostre mani. Non faremo uno scherzo a mamma e papà che non ci siamo appiccicate le mani. In realtà non ce ne siamo appiccicate, va bene? È uno scherzo, quindi. Esatto. Va bene? Okay. E loro si panicheranno. Va bene? Va bene. Tutto chiaro? Tutto chiaro. Andiamo. Allora, l'occorrente, forbici a punta arrotondata. Vabbè. Ok, acqua in bocca. Shh. Ovviamente ci vorrà anche il rotolo di carta igienica. Poi ci vorrà la colla, i fogli. Eccoci! Eccovi, alla buon'ora, cioè non so che cosa dovevate andare a fare in bagno insieme. Comunque, la colla ce l'abbiamo. Allora, mi raccomando, cuccioli, questa colla è molto molto forte, quindi la userete solo in presenza mia. È tutto chiaro? Sì. Ok, allora Diego, vieni di qui. Ok. Quanto amo fare questi laboratori insieme. Comunque, avete notato che è già quasi Halloween e mamma Giulia si sta preparando? Io perché quest'anno sarà un Halloween epico. Vabbè, intanto, onde evitare che voi rovinate il nostro nuovo libro, io lo tolgo. Vabbè, okay. Allora, cuccioli, intanto io vado a prendere... Ok, io vado a prendere un altro rotolo di carta igienica per Diego, così iniziamo a fare il lavoretto. Okay. Diego, prendi un pennello. Diego, mi raccomando, le forbici sì che sono a punta arrotondata, ma fate attenzione. Okay. Diego, prendi un pennello. Prima taglio. Prendi un pennello, dobbiamo prendere la colla. Subito. Ok, li facciamo partire. Ale, la telecamera, mettiamola qua, o fin qua. Ah, ecco, ebbene sì,
macchiette, macchiettine. Non c'era un altro rotolo e mamma Giulia non vuole buttare via la carta. Ok, perfetto. Apriamo questa super colla, come la chiama la mamma, ma secondo me non è una super colla. Prendi un pennello, io vai, prendo questa. Anche io. Perfetto. Allora, vai. Perché giustamente non si spreca, quindi guardate un po', sto facendo dei piccoli mucchietti di carta che potremmo comunque andare a riutilizzare, ma ovviamente... Oh. Mettilo, ok, mettilo. Vai. Perfetto. Mettiamocene poco, Diego. Non tantissimo, perché se è veramente una super colla, come dice la mamma, succede un casino. Ci dobbiamo muovere. Chiara, ma sei sicura che non ci attacchiamo veramente le mani? Ma che stai dicendo? Poi se la mamma ci chiede come abbiamo fatto, diciamo che stavamo pitturando, facendo delle cose e poi per sbaglio ci siamo attaccate le mani. Va bene? Ok. Non vedo l'ora. Mettiamola bene. Poi dopo di che ci soffiamo un pochetto, perché sennò non si asciuga. Ok, fatto? Sì. Non troppo! Ti ho detto di no, ma per me aspetta, facciamo così, guarda. Va bene, non collo subito le mani. Va bene, fai come ti pare, senti. Poi faccio così un po'. Fai come ti pare, Diego, io incollo. Ho le mani! Chiara, qui ti incollo le mani? Sì. Ok, 3, 2, 1. Non trovare, dobbiamo prendere il rotolo, quindi dobbiamo svuotare tutto il rotolo della carta igienica. Mi raccomando, se anche voi a casa non avete un rotolo a disposizione, fate come faccio io, così almeno non sprecate la carta e la potete riutilizzare. Vabbè Diego, fammi vedere che te le stacchi. Ok, Chiara. Io? Li sento gridare, ma che succede? Niente, devo... ecco, non abbiamo finito. Arrivo, bimbi! Perché stanno gridando? Bimbi! Mamma! Bimbi, che succede? Abbiamo incollato le mani! Come vi siete incollati? Vi avevo detto che non dovevate toccare questa, perché questa non è la Vinaville normale, questa è la Vinaville 59, quella che incolla tutto! Ma pensavamo che... No, vabbè, poi perché c'è una telecamera? Cioè, Chiara, chi ha messo quella telecamera? Stavamo facendo... volevamo farvi uno scherzo che ci incollavamo le mani! No, vabbè, allora, devo andare a chiamare vostro padre! Non riesco, papà! Ma come schia... No, vabbè, Chiara... No, io non ci credo le cavolate che riuscite a fare. Ma vi rendete conto che non siete più bambini piccoli? No, stop. Stop per favore la telecamera, perché non mi sembra il caso che riprendi ora. Stop! Mamma, okay. Guarda. Ma vi rendete conto che cavolate che avete fatto, che ora dobbiamo andare al pronto soccorso e vi rischiano di tagliare le mani? Ma vi rendete conto? No, io veramente non ho paura. Adesso non piangete, per favore. Non piangete. Vado a chiamare vostro padre e voi state tranquilli, ok? Lo dobbiamo mettere nell'acqua calda. Sì, adesso prendo anche la bacinella. Aspettiamo solo un attimo a vedere che cosa dice vostro padre, ok? Mamma! Ho capito, amore. Stai tranquillo. State tranquilli tutti e due. Ok, niente, vado da papà. Allora, state calmi. Vado a chiamare vostro padre, un attimo. Allora, macchiette, macchiettine, voi non potete capire che cos'è successo. Mi sembra un incubo. E sembrerebbe che alla fine Chiara e Diego si siano incollati le mani da soli. Vabbè, Anto, dove sei? Corri immediatamente in casa. Di nuovo? Corri, vai subito dai bambini, corri. Sai cosa è successo? Chiara e Diego si sono incollati le mani veramente. Con la Vinaville 59. Con la Vinaville 59? Sì, sì, praticamente. E sì, tutti e due si sono incollati le mani. Ancora cosa facciamo ora? Chiara, Diego. Papà, ma io non ho parole. Ma cosa avete combinato? Ma chi gliela ha data questa colla? L'ho messa qui perché stiamo facendo un lavoretto che c'è all'interno del nostro nuovo libro. Li ho lasciati 3 secondi qua e questo è il risultato. Vi rendete conto? Ok,
Chiara, su, ma adesso bisogna metterli subito sotto l'acqua calda. Andiamo, andiamo. Tutti e due. Sotto l'acqua calda. No, ragazzi, io non ci posso credere. Come dire? Papà, me le sento calde. Ma io veramente. Te le senti calde? Io sai che cosa ti farei diventare caldo. Che siete due incoscienti siete. Vi rendete conto? Quindi, macchiette e macchiettine, vi rendete conto che Diego e Chiara sono due incoscienti? Guardate. Cioè, Chiara, ti rendi conto che non ti si... Ma ti rendi conto? Ma... Posso capire per quale motivo avete fatto questa cavolata? Io non ho parole, ragazzi. Ah, tu non hai parole? Ma guarda lì, non riesco a tirarli via. Non è possibile. È impossibile. No, vabbè, io no, veramente. Cosa facciamo ora? Come facciamo? Dobbiamo andare in ospedale per forza? Fammi provare te, vieni. Me la faccio io. Metti le mani qua. Metti le mani qua, per favore. Non mi si staccano. No, guarda. Sono proprio incollate. No, vabbè, Antonio, proviamo a metterli in una bacinella d'acqua calda, li immergiamo qua, dentro. È qua l'acqua calda. Ma lì... Devono stare un pochettino, tu dici. Secondo me sì, vado a prendere la bacinella giù di sotto. Ti faccio male, ma è normale, si staccano, okay. Io, ragazzi, penso che comunque di averglielo detto a loro, penso che comunque la colla debba sempre essere usata con criterio e praticamente il loro criterio non ce l'hanno avuto e sembrerebbe, da quello che ho capito, Chiara che voleva fare uno scherzo, perché alla fine me l'ha confessato, voleva fare uno scherzo, lo scherzo si è rivelato il contrario, che lo scherzo alla fine è diventato vero e così si è incollata veramente le dita, anzi le mani, sia Chiara che Diego, vi rendete conto? Vabbè, ok. Eccola qui, bacinella presa, andiamo subito su, riempiamola di acqua calda e facciamo immergere qui. Oh, scusate. Oh. Com'è? Non mi si leva. Ti arrangi e preparati che stasera andiamo in ospedale e ti arrangi, così imparate a fare le cavolate. Ragazzi, scusate il panico, ma nel mentre che sta succedendo questa cosa che non so neanche io se è stata un'incoscienza, una bravata, o non lo so neanche io, vabbè, mi è venuta in mente, vi ricordate nel video quando Chiara aveva iniziato a registrare, come praticamente ora, da sola insieme a Diego, dicendo che voleva farci uno scherzo? È rimasta chiusa in bagno per scherzo e poi è rimasta chiusa in bagno veramente, ve lo ricordate? Guardate. Dobbiamo fare uno scherzo a mamma e papà, dobbiamo andare di là in bagno e dobbiamo fargli credere a mamma e papà che ci siamo bloccati in bagno. Mamma, si è spezzata la chiave! Mamma, sta scherzando! Oh, mi si ghiaccia? No, Dio, non si è preso il telo! Mi guardi dal buco qua dalla serratura? Diego, amore! Diego! Stai tranquillo, Diego! Ecco, praticamente è la stessa identica cosa. Invece di essere rimasta chiusa in bagno, si sono incollati le dita, le mani. No, vabbè, io veramente non so che cosa fare con loro. Ok, Giulia, a che punto sei? Allora, io dai, sono a muoviti. Un punto di non ritorno. Io Giulia, te lo giuro. Non dovevi lasciarli da soli. Tu tutte le volte li lasci da soli, è colpa tua. Ah, sì, muoviti. Adesso dai, a 8-10 anni non si possono lasciare i bambini da soli, perché sennò fanno delle cavolate. Ah, va bene, adesso è colpa okay. mia. Sì, vai, sì, prendi l'acqua. Mamma. Direttamente di là. E che questa cosa vi serva da lezione. No, di là! Cioè, adesso fate un casino. Ma, sì, no, vabbè, ma non ascoltano. Aspettate. Ok. No, Chiara, un attimo, alza le mani. Ok. Aspetta. Oh. Ok, allora, praticamente adesso... Io mi auguro di no, Chiara e Diego, perché io mi chiedo, ma voi il cervello lo usate sì o no? Ma stavamo facendo una cosa... Ma quale scherzo è scherzo, questo, dai ragazzi? È un bello scherzo? Questo è uno scherzo bello?
Ok, Diego ti si è scollato. Diego ce l'ha fatta. Ok. Meno male. Ok, Diego, vatti a asciugare in bagno. Ok, vai a asciugarti. Ok, quindi vuol dire che anche tu ti puoi scollare le mani, ok? Allora, vediamo un po'. No, non ancora, mettile bene dentro. Me le sono scollate lunghe. Ok. Allora, tu hai solo messo la Vinavil 59, giusto? No. Ho messo anche un pochetto di quella colla. Ah, la colla stick. Tanto. Non bisogna. Non ho parole, Chiara. Non ho veramente parole. Perché? È pericolosissimo. È pericoloso perché praticamente forse non ti si scioglie. Per favore, provi a vedere se ce la fai. Ok, allora. Ok, Chiara, praticamente è qualche minuto che hai la mano. Guarda, ti si sta sciogliendo tutto. Ok. Provo a togliere. Niente, Chiara. Guarda. Si sta sciogliendo, guardate. Si sta sciogliendo, ma sembrerebbe... Tira su, tira su. Guardate un po'. No, io veramente io non ho parole. Ma se tu ti rendi conto che rischi stasera di andare a pronto soccorso? Io non voglio andare a pronto soccorso. Tu te lo meriteresti di andare a pronto soccorso, così capisci che stai facendo delle cavolate. Mettiamoci sul tavolo. No, non ti metti sul tavolo e stai lì per punizione, ok? E stai in piedi fino a quando non ti si scollano le mani, ok? E le dita. Io mi chiedo il cervello dove lo avete, ma dove lo mettete il vostro cervello? Vi rendete conto? No, perché si scioglie sopra, ma all'interno non si scioglie. Mi dà una sedia. Allora, aspetta che prenda un asciugamanino piccolo. Mi dà sedia. Mamma, Diego, non dovevamo farlo, questa è tutta colpa tua. Non è vero, tu mi hai disturbato per la play, A me non mi interessa di chi è la colpa, ma siete due incoscienti. Perché se lei ti ha portato a fare uno scherzo ridicolo così, tu dovevi dire no, non si fa, perché io so che cosa vuol dire avere una mano incollata, ok? Devi avere un po' di cervello, non è che se lei ti dice, andiamo... La più grande, io lo capisco. Ah sì, tu non capisci mai, vabbè, ok. Poi mamma dopo... mia. Quindi, vai per favore, va? Ok, niente, vieni, adesso andiamo sul tavolo e vediamo se... Io voglio che mi si scollano. Allora, se volevi che ti si scollavano, a quest'ora non avresti dovuto mischiare due colle, ok? Quindi adesso vieni con me di là sul tavolo che vediamo se con una forchetta riusciamo a fare... Una forchetta! Sì, piano piano proviamo, dai. Ok, dai, vieni qua. Ok, siediti. Mi sento ancora calde. No. Renditi conto, tu hai mischiato questa colla con praticamente questa, hai fatto l'effetto contrario, hai capito, Chiara? Mi sa che devo chiamare subito la pediatra e dobbiamo cercare di capire che cosa succede ora. Abbiamo combinata grossa. Ok, Chiara, per favore stai lì che chiamo la pediatra. Ci voleva solo più questa oggi. Ok, chiamiamo la dottoressa Martinelli. Chiara, un attimo! Ok, ok, ok. Dottoressa, buonasera. Sì, mi scusi l'ora? Sì, sono le 6:30. Sì, mi scusi. Purtroppo è successo un qui pro quo con Chiara. Sì, involontariamente stavamo facendo un lavoretto a casa e gli si sono incollate le dita. Allora, ma che pochettine. Io dico abbiamo fatto una cavolata. Ci volevamo incollare queste mani così, però non abbiamo pensato alle conseguenze, quindi ora ci troviamo così. Io mi trovo così perché ho mischiato due tipi di colle e non si fa, sono stata una sciocca. Con la colla della Vinavil 59? Sì, ok. Quindi l'unico modo è portarli in ospedale? No, non posso portare in ospedale, deve esserci un altro modo. Ok, allora farò come ultimo tentativo. Ok, sotto l'acqua fredda, sì. Mamma! Non mi si staccano! Arrivo, Chiara, non piangere, amore! Sì, dottoressa, la devo salutare. Farò quest'ultimo tentativo e se no la porterò in ospedale. Ok, la ringrazio. Saluti, grazie. Chiara, arrivo!
perché ho sentito ora la pediatra e non ci sono buone notizie. Ascoltami un secondo. Ascoltami. Alzati un attimo. Vieni in braccio, amore, vieni in braccio. Ascoltami. Adesso non è il caso di piangere. Okay. A te. Allora, ascoltami un secondo. Ascoltami. Ho appena sentito la pediatra. Ok, intanto metti sulle manine. La pediatra ha detto che ci conviene fare un salto fino al pronto soccorso. Io non voglio andare al pronto soccorso. Allora, ascoltami. Questa è una cavolata che ti fa capire che non devi più farle, ok? Quindi, vediamo un attimo. Allora, io proverei ancora una cosa. Mi ha detto che può anche essere che lasciando le mani con l'acqua bella, bella, bella fredda e non calda, magari ti si solidifica. Togli questo pezzetto. Eccolo. Ok, quindi prima di andare in ospedale andiamo a metterlo sotto l'acqua fredda e non calda. Ma non è la mia calda. Pelle, vero? Sì, amore, la tua pelle. Guardate, venite qua. Guardate la pelle di Chiara come si sta squamando. Il problema è che poi quando... Sì, questa è tutta... Non mi pizzica! Guarda. È tutta... No. Ok, andiamo con dell'acqua fredda. No, mamma! Sì, dai, andiamo. Ok, amore. Mi sto strollando tutta la pelle. Lo so, amore. Allora, la dottoressa ha detto che l'ultimo tentativo che dobbiamo fare è stare 20 minuti sotto l'acqua completamente fredda, sperando di risolvere il problema, perché se no dobbiamo... a togliermi. Anto, qua la situazione è... Ma quindi abbiamo fatto l'effetto contrario. Sì. Abbiamo messo l'acqua calda invece dell'acqua fredda. Sì. Bene. In pratica è come se avessimo incentivato ancora di più l'unione tra le dita. Mannaggia. Niente, Anto. Oh, Chiara, che succede? Ok, intanto devi stare bella attiva e non devi farti prendere di panico, ok? Che stai tranquilla che la situazione si risolve. Niente, macchiette, scusate. Stacchiamo. Anto, per favore, stacca stacchiamo, e stacchiamo. Basta. Ok, niente, macchiette, macchiettine, scusate, dobbiamo staccare il video. Ci vediamo domani con un prossimo video. Stiamo andando in ospedale, scusate, ma niente. A domani. Ci stiamo preparando. Il tempo passa e vola senza mare, d'ombreloni, senza sole.